Let's go, Koddari, benvenuti a un altro Classy Over Power. In questo caso, da tantissimo tempo che non lo facevo e voglio parlarvi, come avete visto dal titolo, di quella che è la classe più forte, secondo me, di tutti i Call of Duty. Questa classe, ragazzi, è incredibile, l'ho scoperta qualche giorno fa in streaming e, ragazzi, è assurda, non penso non esista una classe più forte di questa su Call of Duty, perché potete uccidere le persone da distanza ravvicinata, come da lontano, come da media distanza, e tutto con un'arma che vi rende anche mobili e veloci, quindi è incredibile, potete schivare i colpi mentre sparate, non avete rinculo, è assurda. Comunque, prima di andare a vedere la classe, voglio dirvi che ho fatto un bellissimo gameplay, tra l'altro pure divertente, in cui utilizzo anche la balestra, proprio con questa classe, con quella che è la classe più forte di tutti Call of Duty, quindi vi invito a mettere mi piace a questo video, di provare quest'arma inoltre, e farmi sapere qui sotto in un commento, dopo che l'avete provata, come vi siete trovati, se vi è piaciuta, cosa ne pensate, eccetera eccetera. Quindi andiamo subito ora a vedere l'arma e vi spiegherò passo passo perché è così forte, cos'ha di assurdo, di incredibile. Quindi ricordate, mettete like se volete vedere il gameplay, che tra l'altro lo spezzone che avete visto nella intro riguarda proprio quel gameplay, e niente ragazzi, andiamola a vedere subito. Eccoci qui con la classe. Allora, per prima cosa, come potete vedere, l'arma è il VMP. Il VMP, come vi ho detto, secondo me è uno dei migliori SMG del gioco. Questo perché ha un ottimo raggio di fuoco, ha 40 colpi nel caricatore, uccide con soli 4 colpi, 6 a massima distanza, quindi ovviamente ci sta un video riguardante il VMP e tutte le sue statistiche, quindi non c'è bisogno che le vada a ripetere, ma voglio dirvi perché è così forte. Per prima cosa, vi ho sempre detto che sulle mitragliette è inutile utilizzare un mirino, perché solitamente un mirino sulle mitragliette è sconveniente o comunque non è così utile come utilizzarlo su un fucile d'assalto, perché non farete mai combattimenti a lunga distanza, non farete mai gunfight a lunga distanza. Ma in questo caso, dopo la scoperta del Varix, che riduce in questo caso non solo il rinculo ma anche aumenta il center speed, in questo caso il Varix è il mirino giusto. Ma cosa fa il Varix? Il Varix aumenta del 10% il center speed. Il center speed è la velocità con cui l'arma, quando rincula, ritorna poi alla sua posizione iniziale dove stavate mirando. In questo caso già il VMP ha un altissimo center speed, in questo caso aumenta ancora di più grazie al Varix. In più il Varix azzera, se non quasi diminuisce proprio al minimo possibile, il rinculo, e per ovviare a questo, proprio per eliminare qualsiasi rinculo, utilizziamo il calcio. Il calcio diminuisce del 7% il rinculo su ogni arma, quindi ottimo, specialmente il rinculo verticale. E com'è il rinculo del VMP? Verticale. Oltre a questo, estrazione rapida, perk fondamentale, e tra l'altro il Varix ed estrazione rapida assieme mirano a una velocità assurda, che secondo me dovrei fare forse un po' di prove su questo, è anche più veloce del Reflex e dell'Ole come mirino, quindi grazie a questa combinazione di estrazione rapida e Varix potrete mirare molto velocemente, quasi istantaneamente. Per quanto riguarda l'ultimo accessorio, il calcio regolabile. Allora, cosa fa il calcio regolabile? Il calcio regolabile su un SMG vi fa camminare mentre mirate, quindi mentre state mirando vi muovete, più veloci di quanto lo facciate mentre state camminando normalmente, intendo quando non state correndo. Quindi se non state, se state correndo, ovviamente andrete più veloci, ma se state mirando, in questo caso vi muovete di destra a sinistra o camminate in avanti, andrete più veloci di quanto vi muoverete andando a piedi. Potete sfruttare questa cosa per fare dei salti ed essere più mobili durante i gunfight. Oltre a questo, avendo calcio regolabile, il gioco vi darà un aiuto dandovi più automira, facendovi diminuire il rinculo, perché ovviamente avrete dei movimenti più veloci e sarà molto più difficile controllare l'arma. Invece in contrario, sarà molto più facile, specialmente con queste combinazioni di accessori. Per quanto riguarda i perk, io vi consiglio di utilizzare sciacallo, ovviamente per prendere munizioni da per terra, prestigiatore perché è un must, specialmente se utilizzate un SMG, in modo così da raccogliere munizioni, in modo da poter sparare mentre siete in corsa, dato che con l'SMG utilizzerete principalmente la corsa e i suoi movimenti molto veloci, quindi vi muoverete sempre, scusatemi, ho detto una cavolata. Quindi ricordate, prestigiatore fondamentale assieme a sciacallo se giocate pubblica, e poi maschera tattica. Perché maschera tattica? Perché le stun, le shock charges e tutte queste cose danno veramente tanto fastidio, pure le flashbang danno molto fastidio, e maschera tattica può aiutarvi tanto, molto più di magari un antischegge, perché questa è una classe molto mobile, vi dovete muovere, avete calcio regolabile eccetera eccetera, quindi magari le esplosioni, le granate le potete schivare. Oltre a questo ragazzi, un'ultima cosa che vi voglio dire: il 29 sarò a Torino per un raduno al MOBA Esport Bar,
Vi consiglio di andare sulla mia pagina Facebook, vi consiglio di andare sulla pagina Facebook di Joey, perché sarò assieme a lui, o quella del Mob Sports, per sapere quando c'è l'evento, l'orario, dove si trova il Mob Sports, eccetera, eccetera. Quindi spero che verrete in tanti. E poi il 30 sarò a Milano per l'evento di Overwatch, per giocare l'Overwatch All-Star Match con Gallinari, con Romagnoli e con l'Illuminati Crew. Oltre a questo, ragazzi, sono contentissimo di come abbia fatto ieri streaming su YouTube, ma voglio dirvi un'ultima cosa: io continuerò a fare streaming su Twitch, non su YouTube, quindi ovviamente sintonizzatevi sulla pagina di Twitch, vi ricordo è sempre Power TV come il nome del canale, mi trovate su Twitch, attivate le notifiche, c'è proprio un tastino dove dovete mettere on e potrete sapere quando sono live. Oggi pomeriggio penso di fare qualche streaming, non sono sicuro dell'orario e del gioco, ma vedremo più avanti. Comunque ragazzi, grazie a tutti del supporto, grazie a tutti che vi sono piaciute queste streaming delle 75 vittorie in Free For All, vi ringrazio, ieri lo spacchettamento non è andato come pensavo e vedremo di farci un video e di farvi capire che cosa è successo. È andato molto molto male, raga, una cosa tristissima. Io vi saluto, provate questa classe, fatemi sapere com'è, lasciate un like.